centro delle Langhe, situato tra i rilievi collinari solcati dal fiume Tanaro e dal torrente Belvo, al baretto della torre si annuncia con il profilo severo del suo antico mastio. Albaretto della Torre è il primo comune della zona denominata Alta Langa, che è un complesso di 38 comuni facendo parte di un'unione montana. Il primo comune che si distacca da quella che è la Langa cosiddetta del Barolo, dei grandi vini, è una zona già montana che arriva fino a 650 metri di altitudine. È un paese di circa 240 abitanti, con un territorio molto, molto ampio e molto vasto. Territorio che intreccia la sua storia e le sue sorti all'entroterra e soggiace al contempo all'influsso della vicina Liguria. Le prime tracce del paese, in base a quelli che sono dei reperti archeologici, risalgono al 990. Il massimo splendore nel passato poteva essere stato quando in questa piazza c'era il castello con la sua torre, che era stato voluto dai marchesi del Carré. Il monumento, inglobato in origine in un castello più articolato, potrebbe risalire al primo quarto del XII secolo. Questo è un territorio caratterizzato da molte guerre ed è proprio nel corso di uno di questi conflitti che nel 1630 i francesi distrussero il castello. È rimasto ovviamente la torre, che è fatta di una pietra molto importante, non ha grandi fronzoli, solo caratterizzata da qualche giglio sulla sommità estrema. La struttura, che misura 5 metri di lato per 28 di altezza, è situata nella pubblica piazza di Albaretto ed è di proprietà comunale. La torre, che dà anche il nome al paese, rimane il nostro orgoglio e è facilmente accessibile, ristrutturata di recente dall'amministrazione comunale. Alla sua sommità dà la possibilità di ammirare paesaggi fantastici ed è stata più volte anche location di film e documentari e non solo, anche di matrimoni. Il nucleo storico del borgo si snoda tutto attorno a questo fulcro e tra i monumenti degni di menzione spicca la vicina chiesa parrocchiale, dedicata a San Sebastiano. La chiesa parrocchiale di Albaretto è dedicata a San Sebastiano. Sono molte le chiese in Alta Langa dedicate a questo santo. È stata edificata nel 1769 e ristrutturata nel 1976. Strana questa coincidenza che i numeri siano gli stessi, e quelli della costruzione e quelli della ristrutturazione. Si noti all'interno la pala dedicata al Santo Martire. Si può ammirare un quadro dedicato a San Sebastiano. La caratteristica è che il pittore ha adeguato quello che è il ritratto a delle cose molto particolari, probabilmente al suo pensiero in quel momento, perché lo ritrae con i capelli corti, cosa assolutamente inusuale, e trafitto da tre frecce. Le frecce rappresentano le disgrazie che c'erano state. Il fatto che ci siano solo tre frecce sul San Sebastiano di Albaretto ci fa pensare che in quel periodo le disgrazie siano state poche. Dal sagrato, inglobato nella bella piazzetta su cui si affaccia anche la sede del municipio, raggiungiamo la confraternita dei Battuti Bianchi, in origine dedicata a Santa Elisabetta e oggi all'Immacolata Concezione.
nella piazza principale, una volta chiamata Piazza Monviso, perché ovviamente in giornate limpide è possibile vedere il Re di Pietra, è ubicato anche quello che era stato il primo oratorio parrocchiale voluto da Don Marengo. La caratteristica di questo parroco era che si muoveva in frazioni e in tutte le chiese del contesto albarettese in moto. Lui era riconoscibile perché quando stava arrivando anche nelle frazioni si sentiva in lontananza il rumore della sua guzzi. Dal piccolo centro si dipartono i molti sentieri che tessono tra queste colline la fitta trama degli itinerari slow. Le attività possibili in questo tipo di areale, in questo tipo di contesto dove ci troviamo, sono molteplici. Si passa dall'outdoor, le attività a piedi, in bici, ad attività più ludiche, di ricerca. Ci sono lungo tutto il periodo, dal che va dalla primavera all'estate, sia per quanto riguarda il baretto, in alcuni momenti particolari dell'estate, che per quanto riguarda i paesi limitrofi, una serie di sagre, una serie di tutte attività che possono conciliare l'essere e venire a risiedere per qualche giorno nei nostri territori. Questa terra, selvaggia e generosa, vanta alcuni eccellenti prodotti autoctoni che vengono esportati in tutto il mondo. Qui ci troviamo nell'Alta Langa, cultura principale è il nocciolo, nocciolo del quale si dice a livello anche specialistico che la nocciola delle Langhe è la più buona del mondo. In questo momento ci troviamo all'interno di un vigneto, vino che fa anche da padrone in quest'area, con due vitigni soprattutto, quelli che sono i principali. In questo momento ci troviamo in una vigna di Dolcetti, dell'azienda agricola di Albaretto della Torre Cardelli. E poi da un po' di anni a questa parte il territorio si sta esprimendo al meglio producendo bollicine con il marchio Alta Langa. Due eccellenze che assieme alle verdeggianti selve dell'Alta Langa danno vita ad un paesaggio armonico che, lungi dall'essere monoculturale, rappresenta lo scenario in cui vivere sorprendenti esperienze sensoriali. Il percorso sensoriale nasce dalla collaborazione che il comune ha avuto con l'Ovlanghe Tour. All'interno della torre il turista si immerge in quelle che sono, dall'olfatto all'udito al gusto, tutti i sensi. Questo porta a una degustazione vera e propria, a un aperitivo, un momento ludico, a un qualcosa che è stato creato e fatto per contestualizzare il turista nel paesaggio in cui siamo. La cucina locale va senza dubbio annoverata tra le esperienze sensoriali di maggior rilievo. Il coniglio allo spiedo è la mia specialità. Uso uno spiedo non meccanizzato. L'abilità è proprio il saper muovere il fuoco, il tipo di legno. Ovviamente comanda il coniglio, la materia prima che è fondamentale. Con delle mini patate che faccio soffriggere nell'olio extravergine d'oliva e insieme c'è questa nota di croccantezza unica. Un pasto sontuoso che trova il giusto coronamento se abbinato ad un'altra eccellenza della casa, lo zabaione fatto con spumante Alta Langa d'OCG. Lo servo con la torta di nocciole e a fine pasto secondo me è l'ideale. L'accoglienza locale, curata e casalinga, completa il quadro, trasformando un'idea di viaggio in un'esperienza unica. Un invito che faccio a tutti è di venirci a trovare, di venire ad Albaretto della Torre, ad assaggiare i prodotti delle nostre aziende agricole, a pernottare in quelle che sono le strutture a disposizione. E nel contesto dell'Alta Langa le attività da poter fare, ciò da poter vedere, i prodotti da degustare sono illimitati, sia in un contesto naturale unico, in un contesto frastagliato, non monoculturale, al di sopra di 600 metri, già in un territorio montano dove poter fare un sacco di attività e potersi rilassare.